anno, lei è diventato nonno. Che cosa si prova a essere nonno? Una gioia immensa. Ecco, come si chiama il suo nipotino? Alessio. Alessio, e i suoi figli? Massimiliano e Barbara. Ecco, che cosa ha provato quando è nato Alessio? Ho detto, una gioia infinita. Grande emozione, una grande si è messa a piangere. No, piange no. Senta, è vero che si dice che uno è più, ha più pazienza, si ama più il nipote del figlio? Si dice questo detto? Dimo di sì. Perché? Perché uno ha più pazienza e se lo gode di più. Esatto. No, perché è due volte papà. Poi c'è due volte papà, bravo. Ecco, lui è l'amico proprio del cuore che sta sempre in mezzo. Perché io ce ne ho quattro, ormai uno all'università pensa un po', quindi lo gioco. Allora potrà vederla su internet, saluti pure suo nipote, anche se non è nato. Come si chiama? Veglio io, mi ricordi, quattro sono quali. Allora, il nome di tutti e quattro. Grande, Matteo, Francesco, Federica. E l'altro. L'altro mi sfugge. Allora, come mi sfugge? Allora. Meglio. No, perché forse è più coccolato, no? Beh, è addirittura il più grande, quello che è andato più. Come sei? E mi sfugge. No. Allora. Perché sai ad Amsterdam. La può vedere attraverso Amsterdam, perché con internet adesso il nonno sta su internet. Gli devi dire una cosa, caro nonno, ti amo tantissimo, talmente che vedi, ti devo tenere nascosto nel cuore. Lo dica. Nascosto nel cuore, tengo nascosto nel cuore, non lo dica a nessuno.